Buonasera a tutti. Innanzitutto il più cordiale bentornato a Flavio Caroli, tra i più noti e stimati critici storici dell'arte italiana. Tra le sue opere ricordiamo 37, Il mistero del genere adolescente, del 96-2007, Il volto del genere, 2011, Il volto dell'Occidente, 2012, Le vite degli altri, 2014, Anime e volti, l'arte della psicologia, dalla psicologia alla psicoanalisi, 2014, ha presentato in questa sede nel 2014 Voyer, I segreti di uno sguardo, nel 16 Con gli occhi dei maestri, nel 17 Il museo dei capricci, 200 quadri da rubare, nel 2018 Storie di artisti e di bastardi, e sempre nel 2018 L'arte italiana in 15 weekend e mezzo, nel 2019 Elogio della modernità da Turner a Picasso, nel 2020 La grande corsa dell'arte europea, Viaggio nella bellezza da Van Eyck a Kibler, nel 2021 I sette pilastri dell'arte oggi da Pollock alle bufere del nuovo millennio. Con noi Massimo Carducci, Valentino, allievo della bottega di Vittorio Gassman, ha lavorato nel teatro di prosa e d'opera, per il cinema e per la televisione, con molti registi importanti, e anche autore e regista di documentari, tra gli ultimi lavori di Pietro Perai e per Lidia Menafascia, collabora con Mario Due Svizzera. Nello stesso libro, diventato il 19 novembre scorso, Caroli prosegue la traccia di una linea direttiva per comprendere l'arte internazionale dal dopoguerra agli anni Ottanta, soffermandosi maggiormente su 8 dipinti che saranno accompagnati da poesie, 7 da Maurizio Cucchi e una di Bartolomeo Smaldone, tutte lette da Massimo Carducci. Maurizio Cucchi, poeta, critico letterario e traduttore, è esordito nel 76 con Il disperso, ha pubblicato i versi per il teatro Jean d'Arc e il suo doppio nella coppia Vita Fulgi Scolari e Malaspina, è autore di romanzi e volumi di prose. Tra i maggiori riconoscimenti riconosciamo il premio Viareggio 83, il premio Montale 93 e il premio Babuta 2014. Bartolomeo Smaldone nasce da Tramura nel 72, pubblica la sua prima raccolta di poesia del vento del rovescio della medaglia nel 2003. Da questa segue Gente nel 2009, un percorso sensoriale che si avvale per l'arte della collaborazione del cantatore Max Manfredi, vincitore del premio Tempo. Riceve riconoscimenti in premio letterario nazionale. Sicuramente una proposta inusuale. Flavio Caroli illustra alcune opere esemplari di grandi artisti del panorama internazionale del Novecento, Pollock, Burri, Bacon, alle quali Maurizio Cucchi ha dedicato un testo poetico inedito, composto meditando su questa stessa opera. Si aggiunge a questa rassegna di versi il testo di Bartolomeo Smaldone, Cosmogonia, per l'opera di Leonardo Nava. Ut pictura poesis, come nella pittura così nella poesia, forse no, forse l'arte che pone sempre nuove domande, che è a sua volta nuove risposte. Passo la parola a Fabio Carli. Allora, io ringrazio come sempre Anna Benedetti e ringrazio anche, poi torno ad Anna Benedetti, e ringrazio anche Tarducci, che, con quale abbiamo già fatto una cosa, ecco perché gli è stato chiesto appunto di leggere anche stasera, insomma allora fu molto bello, spero che sia bello anche stasera. E poi ringrazierò appunto il poeta, c'è un extra insomma, ma ne parliamo nel corso della serata. Ringrazio Anna Benedetti perché è proprio la sua
intelligenza e generosità che mi ha incoraggiato a fare questo, è una sperimentazione se volete, è un tentativo, ma secondo me funziona. Il punto è quello, insomma, si parla continuamente del rapporto fra le arti, soprattutto per quello che mi riguarda, fra le arti visive e la poesia. E poi però restano parole, insomma, la cosa non si applica. Ecco, nella fattispecie, a un certo punto io mi sono reso conto che parlando con chi è anche mio amico, parlando con lui di arti visive, insomma di pittura, per le quali così come io non tanto mi intendo di poesia, lui forse non tanto si intende di arti visive, ma l'amore c'è, mio per la poesia e suo per le arti visive, mi sono reso conto che molte cose venivano fuori delle cose nuove e delle cose che solo la poesia può dire, solo il verso può dire, insomma, non è che non si può riassumere a parole quello che una poesia dice. Allora è venuta l'idea, ma perché allora non scegliamo, tu non scegli, ho detto Cucchi, 10 opere, capolavori, opere d'arte contenuti nel mio libro e ci scrivi 7 poesie sopra, il numero che poi è venuto è stato 7, e ci scrivi 7 poesie sopra, cioè dici quello che con la prosa non riusciresti a dire e che invece il verso riesce a dire. Cucchi l'ha fatto, ha scelto 10 capolavori, ha scritto, scusate, continuo a dire 10, 7 capolavori e ha scritto 7 poesie che adesso sentirete e partiamo proprio per questo viaggio. E in questo viaggio si è inserito Leonardo Nava, che ha fatto che, insomma, artista, ecco, diciamo così, architetto artista al quale io sono molto legato, che ha fatto un'opera molto significativa e un suo, è venuta fuori così, insomma, la cosa, un suo coetaneo ha scritto una poesia su questa sua opera, che secondo me è molto felice, insomma, e permette di entrare appunto nel senso stesso dell'opera, e proveremo e leggeremo anche quella. Naturalmente noi siamo qui, Anna Benedetti ci permette di farlo, ma è certo che Anna Benedetti lo ha, cioè l'ideale sarebbe proprio che ci permettesse anche di avere la musica, tanto per dire, fra i compositori c'è il mio amico Fabio Vacchi, che forse è il più grande compositore della mia generazione, il quale è innamorato delle arti visive e quindi sicuramente di fronte a un invito comporrebbe qualcosa, poiché Leonardo Nava è un architetto, l'ideale sarebbe anche far vedere no, a fianco delle arti visive anche l'architettura. E poi insomma noi adesso abbiamo qui fra in prima fila un severissimo osservatore che è il amico Roberto Barni da una vita, e quindi adesso giudicherà di quello che stai fresco stai fresco. Sto freando fresco, detto sto fresco, è un bello verso che ha cominciato a recitarci. Allora cominciamo. Cucchi ha deciso di partire da Jackson Pollock col quadro che vedete in questo momento. Quest'opera molto, che è molto grande, è un capolavoro assoluto, insomma grandissimo, lungo 15 metri, ha per titolo Pali Blu, e le cose sono andate nel modo seguente. Il momento di rivoluzione, proprio nel momento in cui cambia tutto, ecco, nella storia della pittura, è il 1943. Queste cose le ho per scontate, le abbiamo dette anche l'anno scorso, perché sia negli Stati Uniti, sia in America che in Europa viene introdotto, insomma c'è un punto di svolta, insomma viene introdotto una idea nuova, che è l'idea di caos. Caos non vuole affatto dire confusione, vuol dire energia fondamentalmente, ed è la parola magica che del nostro tempo, insomma, che è nata, introdotta non solo nell'arte visiva ma nel pensiero contemporaneo, ci guida, ha cominciato a guidarci e guida tuttora il nostro sapere. Nel 1943, infatti,
Peggy Guggenheim, che è di nuovo tornata in America proprio per sfuggire alle orribili cose, che con grande difficoltà tra l'altro, per sfuggire alle cose orribili che accadevano in Europa, torna a New York e a New York apre due gallerie d'arte. Una dedicata, diciamo, alla figurazione, ecco, agli artisti figurativi, che in quel momento per lei vuol dire sostanzialmente surrealisti, nella galleria nella quale espone appunto i propri amici del tempo di Parigi, primo fra tutti Max Ernst, che sposa infatti in questo stesso anno, e una galleria astratta, dedicata all'arte astratta. Che cosa vuol dire nel 1943 arte astratta? Beh, per lei in quel momento vuol dire essenzialmente Mondrian, Piet Mondrian, il quale a sua volta, qualcosa sta suonando e non vorrei che fosse proprio il mio, quindi è mio che suona. Aspetteranno. No, forse no, ma forse no. No, secondo me sì, invece, secondo me è proprio il mio che suona. Allora lasciamo suonare, dai, lasciatelo sfogare. E dunque, la musica, d'altronde. È appunto la musica che ci accompagna, il caos, poi il caos, che, cioè l'energia che ci accompagna. Insomma, vuol dire per lei arte astratta Mondrian, fondamentalmente, però Peggy Guggenheim è una donna di eccezionale intuito, e io l'ho conosciuta e poi vi racconterò insomma qualcosa a riguardo. Insomma, lei, le due gallerie sono entrambe a New York Uptown, cioè nella città affluente, diciamo così, però lei tende l'orecchio e sente qualcosa che sta accadendo downtown, in una New York nella quale downtown in questo momento è un mondo strano, un mondo operaio, un mondo di costruttori e progettatori di insieme, un mondo povero, insomma, fondamentalmente, nel quale gli artisti sono così, qualcosa di improvvisato, insomma, che trova spazio, insomma, molto precario. Lei però sente che qualcosa sta accadendo, e quello che sta accadendo è, figuriamoci, niente meno che ha per nome niente meno che Pollock, Jackson Pollock, Willem de Kooning, Rothko, Franz Klein, insomma, Baziotis, insomma, una cosa fantastica, formidabile, quello che loro stessi faticano a definire espressionismo astratto. Ci sono, litigano, insomma, intorno a questa parola. A un certo punto la rottura, una certa rottura verrà proprio su un punto. Ci vuole una lineetta fra espressionismo astratto, sì o no? Cioè, astratto è un aggettivo di espressionismo o sono due sostantivi che invece vanno uniti? Insomma, lei sente che questo sta accadendo. E colui che stima di più in questo 1943, siamo in una New York di guerra, anche se lontana fisicamente dalla guerra, è Jackson Pollock. Fatto sta che in questo momento Peggy Guggenheim sta comprando un nuovo appartamento a New York, con un grande atrio, fate conto grande come questo, insomma, grosso modo come questa stanza, e ha l'idea di commettere da una commissione, insomma, Jackson Pollock, per costruirle un grande murale che poi verrà realizzato in tela, cioè esattamente quest'opera. Racconta Peggy Guggenheim che Pollock tutte le sere arriva a casa sua, si siede e guarda il muro senza fare nulla, poi in una sola seduta dalla notte all'alba realizza un capolavoro che è esattamente il precedente, insomma, diciamo, di questo quadro. A riguardo noi abbiamo una delle bellissime testimonianze di Pollock stesso nelle lettere al fratello. Per esempio, a un certo punto Pollock dice: ieri ho montato la maledetta cosa. Tenete conto che erano già mesi nei quali si sedeva lì per guardare un muro bianco. Ieri ho montato la maledetta cosa, the damned thing in inglese, eccitante come tutto l'inferno, exciting as all hell.
ciò che normalmente in italiano viene tradotto maledettamente eccitante, e invece no, letteralmente dice così, eccitante come tutto l'inferno. Il fatto sta che Paul dipinge l'inferno, proprio perché dipinge quest'opera, che ripeto è una specie di precedente, anzi è sicuramente il precedente di questo, un muro di fiamme che fa, ecco, che cosa fa il muro di fiamme che realizza Pollock nel 1943? Uccide o nega da quel momento in poi quello che è stato inventato qui a Firenze, non so quanti secoli prima, insomma, non ho mai fatto i conti esattamente, insomma nei primi anni del 400, cioè l'idea prospettica, cioè l'idea della misurabilità dello spazio, cioè l'idea della centralità dell'uomo nel mondo. Perché il muro di Pollock, la pittura di Pollock fa muro, sono fiamme che impediscono, che ci avvolgono, che ci schiacciano, che impediscono lo sguardo di andare oltre, e insomma quello è il momento nel quale appunto quest'idea di caos, cioè di energia, viene introdotta nell'arte contemporanea. A seguito di quell'idea, Jackson Pollock, chiedo scusa se io mi dilungo un po' in questa prima lettura, ma è opportuno insomma che troviamo un passo, Pollock appunto inventa questa cosa, ed è da lì che progressivamente arriva a dipingere quelli che lui stesso, grazie al dripping, cioè alla colatura del colore, definisce action painting, cioè questa pittura di azione. Nella poesia che sentirete di Maurizio Cucchi, Cucchi è rimasto colpito proprio da quello, perché fra l'altro ha visto un filmato mentre Polo dipingeva, e quello che lo colpisce è che in questa idea appunto di caos, in realtà Polo che è accuratissimo. C'è una qualità di pittura che funziona millimetro per millimetro, c'è un senso grandissimo, ecco, c'è un senso grandissimo della qualità stessa della pittura, tizianesco, addirittura tizianesco, insomma, della qualità della pittura. E quando Pollock dipinge i pali blu nel 1952, arriva insomma alla pienezza di questa invenzione. La cosa straordinaria è che questo quadro del 1952 è una specie di previsione assoluta della morte di Pollock nel 1956, cioè 4 anni dopo. Pollock è leggenda, che tutti, a un certo punto Pollock rompe con New York, e fra l'altro lo dice, torna la parola, che dice «This damned New York City», questa maledetta città di New York. Si trasferisce a Long Island, cioè in campagna, e tutti i giorni prende la macchina e fa una corsa sfrenata lungo una foresta. E qui il suo occhio e il suo essere, insomma, beve velocità, beve ebbrezza, beve il senso della velocità, beve probabilmente anche il senso della morte. Fatto sta che nel 1956 carica in macchina due ragazze, una è la sua fidanzata del momento, l'altra è un'amica, e a un certo punto quasi sicuramente punta la macchina contro uno di questi pali blu, ecco perché pali blu. Guarda caso sarà un paio di... fino a qualche anno fa, quando io ho scritto quel libro, ho scritto che c'era ancora qualcuno che ricordava un clacson che non cessava di suonare. Guarda caso, un paio di mesi fa, su Rai 5, ve lo dico anche, ho visto le foto, sono saltate fuori le foto, e si vede dove si vede la macchina di Pollock ribaltata, no? Proprio a testa in giù, e dietro appunto gli alberi contro i quali la macchina stessa si è sfasciata. La cosa fece naturalmente una enorme impressione, anche perché Pollock va a morire in macchina pochi mesi dopo che in macchina sulla sua Porsche è morto James Dean, altra leggenda che no, noi che abbiamo una certa età. È arrivato dopo però. Eh?
Battutaccia, era arrivato dopo. No, no, un po' prima, direi. Direi un po' prima, qualche mese prima, direi. Non ci giuro, ma direi che qualche mese prima. Insomma, fatto stare 5 mesi circa, non so se prima o dopo, credo prima, e James Dean muore sulla sua Porsche, ed è il James Dean dei grandi film, insomma, maledetto di quegli anni. Insomma, qui nasce il romanticismo del dopoguerra, romanticismo che coinvolge la musica, a proposito, quindi Charlie Parker, potete immaginare, Chet Baker e via dicendo, coinvolge l'architettura anche per altri versi, poi il cinema, il grande cinema romantico di quegli anni, come si chiamava quel film, in italiano Il seme della violenza, il titolo in inglese era Blackboard Jungle, la giungla di lavagne. Che già di per sé è un titolo straordinario, e ecco, e quindi insomma la cosa enorme ecco, e nasce il romanticismo del dopoguerra. Io volevo solo darvi una piccola testimonianza, dunque due piccole allora, scusate, ma io mi sono beccato il raffreddore che mi sta passando, sono io che l'ho trasmesso a mia moglie, che si è presa una bella bronchite, ed è lei che sta tossendo, mi devo perdonare i guai della famiglia, ma è tutta roba nostra. Ecco, due cose volevo raccontare. Prima cosa, Peggy Guggenheim. Peggy Guggenheim io l'ho conosciuto a cena a Venezia, l'avete conosciuto? Allora, cena a Venezia sul Canal Grande per parlare, 79, quindi mancava poco alla sua morte, per parlare della Biennale del 1980, il pittore Santomaso mi porta da lei, che era seduta su una poltrona come Nefertiti, e mi dice parla, e io tento di parlare di Pollock, ma non gli importava nulla, tento di parlare di Max Ernst, suo marito, e non, suo ex marito, non gliene fregava nulla, però in quei giorni io ero stato per caso a Parigi, dove avevo mangiato in un certo ristorante una grande zuppa di mule, come si dice, di cozze, e lo dico, e a questo punto io vedo Peggy Guggenheim che drizza le antenne, che drizza le orecchie, che era attentissimo e vuole sapere tutto del ristorante. Insomma, io quella sera lì ho capito che avevo di fronte una donna di appetito formidabile, una cosa molto seria, di appetito di uomini nel senso di esseri umani, di opere d'arte. Infatti una certa sera lei ha dichiarato, un certo giorno insomma, lei ha dichiarato: d'ora in poi comprerò un'opera d'arte al giorno, e questo ha regolarmente fatto, oltre che naturalmente di zuppa di cozze, insomma, che evidentemente le interessava. Donna straordinaria, questo era il primo ricordo. Seconda cosa che volevo dirmi, e questo io sono sicuro che interessa profondamente al mio amico Roberto Barni, succede questo: che Pollock era un grande pittore, ovvio, e quella è un'opera capitale, ma non era un grande bricolaire, cioè non sapeva molto usare le mani. E quindi quel pomeriggio, un certo pomeriggio, deve montare il quadro. E però non ci riesce, insomma, le cose vanno male, il pomeriggio vanno male, e dice lei, nella sua autobiografia, Peggy, dice, e comincia a telefonarle, dirle qui e nervosirsi. Fatto sta che mi dice: no, ma non posso perché io alle 7 ho un party dentro casa. E insomma, lui a questo punto scopre una bottiglia di whisky che stava non bevendo perché era già alcolizzato a quel punto. Insomma, fatto sta che alle 7 di sera, completamente ubriaco, fa irruzione là dove c'è il party. Dicono le cronache che, lo dicono in tanti, quindi è vero, che urina dentro al camino davanti a tutti, e lì presente c'è Marcel Duchamp, il quale era lì a parte, e Marcel Duchamp a questo punto aveva già dichiarato la morte della pittura, come diceva lui, la pittura retinica, no?
quella dimensione lì, è morta. Lui scherzando diceva: perché io non sopporto l'odore di trementina negli studi degli artisti la mattina, non lo sopportava. Insomma, quanto sa che questo aveva dichiarato, però era un grande bricolaire, sapeva usare mani, come dimostrano tutte le sue opere che sono fatte con la pelle di animali, eccetera. E lui dice: ma no, ma cioè, di fronte a questa scena penosa, dice: ma ci vado io, ma dai, glielo monto io quella tela. Va di là e con quattro colpi di martello monta la tela che ha sconvolto la storia della pittura. Conclusione: l'opera che rilancia indefinitamente il destino della pittura nel mondo, indefinitamente, anche oggi, seguito insomma di quel mondo, colui che monta l'opera che rilancia definitivamente la storia della pittura è colui che ha dichiarato la morte della pittura. Amen. Questo è successo. Secondo me vale e tocca per questa storia. Allora, ed eccoci dunque allora al primo confronto. A voi, Massimo Tarducci, che legge la poesia di Cucchi dedicata a Fanny Blue di Jackson Pollock. La materia è un formidabile intrico che all'occhio dell'onesto spettatore, onesto e inconsapevole lettore del reale, del mondo, si pone come nella misteriosa macchina notturna che ci inghiotte. E qui le connessioni sottili, nella loro vivace geometria policroma, nella minuzia del dettaglio che ci appare remoto, come la strana pianta di una città sognata, ci chiamano a rovistare come veloci formiche una topografia totale e immaginaria. Ma eccolo lì, l'umanissimo artefice piegato verso il suolo a spargere con l'impeccabile esattezza nel gesto di un pianista il frutto che cola concreto e si rapprende del suo sentire davvero virtuoso e visionario. Bello, bellissimo. Allora, l'ha detto benissimo, scandendo, ecco, facendo capire i punti in cui Cucchi affonda la parola. Avanti per favore. Ma noi italiani in questo clima non abbiamo di che lamentarci, perché abbiamo un protagonista mondiale di questo clima, diciamo, informale, che è Alberto Burri, che vedete in questo momento. Nei primi anni, fine anni 40, primi anni 50, Burri compone, realizza insomma questi quadri fatti di sacco, e i sacchi sono esattamente quelli degli aiuti di quegli anni, il piano Marshall, insomma, che io ovviamente non lo ricordo perché non c'ero, ma insomma è nell'orecchio, arrivavano, dicono, questi sacchi di aiuti. Erano dappertutto. Erano dappertutto, ecco, vedi. E quindi lui li usa, quindi c'è questa povertà della materia, c'è questo senso francescano, ecco, Burri è umbro, è proprio questo senso di saio, c'è informale, pittura informale sì, ma come vedete con una struttura logica, ecco, appunto, come il caos non vuol dire caos, vuol dire energia, quindi con una struttura assoluta. Con questo senso, con questi crateri appunto che perforano la materia e quella ferita slabbrata, Burri è medico, che allude proprio a una incisione chirurgica non suturata. Dice: ma tu come fai a saperlo? Lo so perché me l'ha detto lui, è molto semplice, me l'ha detto lui. Io Burri l'ho conosciuto molto presto, perché nel 68, subito dopo la laurea, vinsi la borsa di studio a Roma, lì mi trasferii
E Burri era, stava, era compagno, insomma, di una mia compagna di studi, di nome, fra l'altro lo dico, Giovanna De Feo, così, che è viva e vegeta, così ricordiamo anche lei. E quindi ci vedevamo, andavamo a cena, insomma, parlavamo, eccetera. Fatto sta che quando 10 anni dopo, nel 79, ho scritto un libro, dovevo scrivere un libro su di lui, che poi ha avuto per titolo, guarda caso, La forma e l'informe, sono andato a trovarlo a Città di Castello, dove c'è tuttora il suo museo, bellissimo, insomma, in due sedi diverse. Allora, prima pranzo lì nel palazzo dove lui abitava, poi mi capita su una Mercedes fuori strada, non lo dimenticherò mai, e mi mette e ci mettiamo in una strada, ma, o per meglio dire, ci mettiamo in mezzo a un bosco senza strada, e quindi potete immaginare 10 km là in mezzo al bosco e arriviamo a una casa là in cima, una casa di passo. Ora, forse qui ci sono dei cacciatori in giro, i cacciatori sanno che la casa di passo è uno di quei posti dove si andava proprio perché passavano gli uccelli, no? Cioè il passaggio. Quindi Burri era un cacciatore e forse anche un sanguinario, e quindi insomma, se ne siamo là, poi si tratta in cima al monte, si tratta di andare a dormire, però io ci vado, ma insomma capisco che non è il caso, ed esco sul balcone, esco fuori. E lì ho visto una delle cose più incredibili della mia vita, più incredibili, più toccanti, più profonde della mia vita, perché di fronte a me c'era solo natura, bicolore, il verde più cupo degli alberi, e il verde schiarito, tra l'altro era una notte di luna quella lì, l'azzurro, il blu schiarito del cielo, proprio c'era la linea d'orizzonte. E siccome io dovevo scrivere di un ciclo di Burri che si chiama, si è chiamato I Cenotex, dove c'erano forme appunto divise da una linea di orizzonte, dopo un po' ho sentito Burri al mio fianco, il quale non ha detto parola, ha semplicemente alzato una mano e ha fatto così, e mi ha segnalato la linea d'orizzonte. E io lì, in quel momento, ho capito una cosa che non avevo mai saputo definire e che da quel momento ho saputo che non poteva essere definita, una cosa misteriosissima, che è la linea di separazione di orizzonte fra l'essere e il nulla. Cioè, quella cosa che non c'è scienza, non c'è pensiero, non c'è filosofia che possa descrivere. Solo l'arte in qualche modo può avvicinarsi, l'ineffabile, insomma, può avvicinarsi, può aiutarci ad avvicinarci a quella verità che evidentemente è una verità estrema. Ecco, io quella sera ho imparato una cosa che non ho ovviamente più dimenticato. Adesso a Massimo Tarducci la poesia di Cucchi su Alberto Burri. Quel povero tessuto ci somiglia, oggetto elementare, inatteso, che turba l'occhio di norma educato, vanamente selettivo, come leggendo il poeta che scrisse questo sporco catino dove mi lavo le mani. Eccoci al fisico senso ruvido, quel poco abrasivo che è il più vero dell'umana ora, il suo colore anonimo nei grumi, nello strappo, nella macchia che appare, lacerazioni dove si incrostano i residui in tracce del quotidiano esserci, in una strana geografia umilissima che allude e insieme ci racconta questo precario nostro sacco di pensieri, di sentimenti, di cose. Avanti,
Poi con chi ha scelto quest'opera, che è una delle opere fondanti, non fondamentali, proprio fondanti, della pop art, della nascente pop art, l'autore Peter Blake. E Peter Blake, io sono sicuro che voi lo conoscete, sicurissimo che voi lo conoscete, più sapete perché? Perché è colui che ha fatto quasi tutte le copertine dei Beatles, soprattutto c'è le Berli, ma quella è il sergente Pepper, insomma, Sergeant Pepper, Lonely Heart Club Band. E proprio perché c'era questo clima strettissimo fra, ecco, vedi, a proposito, fra i pittori e i musicisti, i musicisti leggeri, diciamo, di quel certo momento. E la parola pop art è stata creata in Inghilterra, non è mica stata creata in America, cioè popular, l'ha inventata proprio lui, Peter Blake. E perché popular? Perché no, l'ha inventata lui la parola. Lawrence Holloway. L'ha inventata, dice un po' precedente, lui l'ha usato su. Vabbè, comunque siamo lì. Ecco, e beh, quindi molto interessante questo, cioè apparteneva al clan. E qui ed evidentemente lui l'ha presa e l'ha trasmessa alle arti visive, sarà così la cosa. Perché Peter Blake dice l'arte è questa, cioè l'arte dell'archivio del passato, immaginette, quelle cose che si trovano in fondo agli armadi, insomma, ai comò di un tempo, immagini del college, immagini di vita, vecchie fotografie, il proprio passato. Fatto sta che con questo clima stretto fra pittura e arti visive, il successo diventa clamoroso, tant'è vero che ben presto arriva. Dunque qui stiamo parlando dei primi anni 60 e adesso io sto per focalizzare l'attenzione in un anno che è 1963. Ok. La cosa vive in America. Allora, qualche mese fa mi arriva a casa un libro. Copertina, si vede come si chiama il cantante, dai, aiutatemi, ma dai, quello prima dei Beatles, il grande Elvis Presley, e con scritto in grande Andy Warhol. E io penso, vabbè, è il solito libro su Andy Warhol. Poi lo butto lì sul comodino e poi dopo un po', qualche mese addirittura, guardo bene e questo non era un libro su Andy Warhol, è un libro di Andy Warhol, scritto da Andy Warhol, che racconta quegli anni lì, ed è un libro divertentissimo. Io avrei delle citazioni che non posso neanche fare, data la audacia appunto con la quale scrive Andy Warhol, ma Andy Warhol è sempre distaccato e spiritosissimo. Fatto sta che nel 1963 i Beatles diventano primi e secondi nella classifica americana. Ora voi potete immaginare nella classifica americana, con appunto Elvis Presley e tutto quello che c'era in giro in quel momento, lo shock è assoluto. Tant'è vero che racconta Andy Warhol, dice, ma sì, dice, in quegli anni lì gli intellettuali newyorkesi, che erano il massimo, che sono tuttora il massimo dello snobismo, hanno smesso di studiare il francese. Prima studiavano il francese per dire io ho letto Proust o che ne so io Baudelaire in francese. A quel punto no, hanno cominciato ad andare a lezioni dagli inglesi, per imparare un po' di accento londinese e per poter dire io vengo da Londra. Quindi voi potete immaginare un intellettuale newyorkese che va a lezione di accento londinese a che punto di rivoluzione siamo. E questo, insomma, in quel momento è accaduto. Dopodiché siamo nel 63, dopodiché segue tutto è a precipizio. Perché alla fine del 63 matura quel clima, arrivano gli altri, cioè Andy Warhol, che Cookie non ha voluto poetizzare.
lo riferisco. E poi se arriva tutto questo, porta alla Biennale del 64 con lo sbarco a Venezia degli americani, che è il mio primo incontro inconsapevole, ma naturalmente vivissimo, con le arti visive. Insomma, appunto, sta che per un'amicizia, insomma, con un pittore, io ero al giorno prima al montaggio della mostra, quindi addirittura prima dell'inaugurazione, alla Biennale del 64. Ma a questo punto, ecco Traduci che ci legge Cucchi a proposito di Peter Blake. La narrazione, eppure fittissima, non avviene come il normale progetto lineare, ma si snoda liberissima, coerente, seguendo un filo interno, come nell'ansia creativa del ricordo che accumula figure emblematiche, o stranite, volti, oggetti, ritagli vari di una vita, turbati nelle loro parvenze, mossi da una fantasia magari involontaria. Ed ecco allora minimi messaggi, umani, pupazzi, ritagli di volti o fotogrammi, cornici, in un composto apertissimo sul verde di un tappeto dove il gioco si svolge assorbendo pacifico, senza regole, i simili e gli opposti. Avanti, prego. Qualcosa non sta funzionando nel cambiamento. Si vede che e poi c'è il capitolo della grande figurazione. E in questo senso c'è poco da fare, il più grande, probabilmente il più straordinario erede appunto di una certa figurazione, è Francis Bacon, che vedete in questo momento. Bacon a un certo punto si ispira a un capolavoro, che è il ritratto di Innocenzo X di Velázquez, che è a Roma, è dipinto che Bacon non vorrà mai vedere davvero. E il ritratto di Innocenzo X è la pittura stessa, insomma, di Velázquez, naturalmente. Velázquez è la pittura stessa, quindi sensualità, come dire, esudazione, quella magia che si chiama pittura. Ma Bacon non è che demerita tanto a riguardo, se non che quello che Velázquez aveva dipinto, cioè psicologia, sospetto, forza, potenza, eccetera, di quel papa di Innocenzo X, in Bacon si tramuta in disperazione, perché il papa di Bacon, come vedete, intanto è dipinto con una materia bellissima, pittoricamente bellissima, ma poverissima, proprio velature di viola, velature di bianco, velature di quella specie di pioggia che cade sul Papa stesso. Ma soprattutto questo Papa ha chiuso in una gabbia, in una specie di gabbia, come gabbia per scimpanzé, insomma, o come dietro un vetro di plexiglass, e urla, e soprattutto urla, c'è un urlo segregato nella strozza, c'è una volontà di comunicare che non funziona, insomma, che non arriva, oltre la quale non si spinge. Quindi proprio Bacon ha i crismi, ecco, nello stesso tempo, qui siamo nei primi anni 50, proprio c'è l'eredità di quella figurazione, ha i crismi della grande pittura, e però anche i crismi di una disperazione che appartiene all'uomo contemporaneo, ma nella fattispecie appartiene al Papa contemporaneo. Ora, naturalmente io non mi permetto e non posso permettermi di dire nulla, ma se voi ci pensate, la mia suggestione è innegabile, insomma, se voi pensate
gli ultimi tre papi almeno, no? Poi gli ultimi due, soprattutto c'è proprio questa volontà di comunicare, questa fatica appunto di comunicare questo messaggio, ecco, che si ferma e che non riesce ad arrivare a segno, beh, insomma, io ne concludo che l'arte è sempre una previsione, ecco, ha delle antenne verso il futuro e verso i drammi del futuro che altre cose non hanno. Fatto sta che io sempre, è una vita che io sogno di organizzare una mostra intitolata L'Urlo, proprio partendo dagli urli di Michelangelo, di Avanti, di Caravaggio, e fino all'urlo di Munch, no? Fino all'urlo di Munch, però l'urlo di Munch non me l'hanno mai prestato e quindi ce ne sono tre versioni. E quindi ho capito che fare una mostra L'Urlo senza l'urlo di Munch evidentemente non avrebbe senso. Ed ecco dunque allora Cookie su Francis. L'energia si sprigiona talvolta fragorosa e la violenza si esprime persino irridente e il tragico assume la tinta strisciata dell'orrore e dell'assurdo. È ossessivo lo spasmo, un bestiale, e disarticola la figura e il volto fatto a teschio, e una pioggia accanita non ne attenua l'orrore e lo sguardo perplesso, enigmatico del remoto modello. Ti viene l'urlo di una maschera ingabbiata nell'incubo di un corpo umano senza pace, inchiodato nel viola e nel bianco, al suo sedile, nel paradosso grottesco di una impotenza deforme. Io ho guardato un attimo perché stavo meditando e la sto facendo un po' lunga, quindi allora ho capito benissimo il messaggio, quindi adesso cerco di essere un pochino più sintetico, e a me bisognava prima trovare le onde, ecco, avanti per favore. E poi entriamo nel terreno dell'avanguardia che Cookie recepisce evidentemente. Allora, questo è un particolare di un'opera che ha segnato un punto di svolta nell'arte, nella ricerca, insomma, oltre che dell'arte del dopoguerra. L'opera è di Lucio Fontana e si chiamò l'opera Ambiente Nero. Ambiente Nero. Io quest'opera la conosco bene perché l'ho ricostruita nel 1976, quindi è imbarazzante, insomma, quanto tempo sia passato, al Museo di Bologna in una mostra intitolata Europa-America, e l'ho ricostruita, credo bene, la moglie di Fontana, Teresita, e poi perché c'erano gli artisti che se la ricordavano, l'opera del 49, forse tutto la ricorda, almeno il tempo in cui, 1949 vuol dire 7 anni prima del primo, non ricordate, Sputnik, primo satellite intorno al mondo, vuol dire 12 anni prima di Gagarin, cioè del primo uomo nello spazio, voi i giovani, diciamo, dove lo ricordate? Ma prima noi non lo sapevamo mica che cos'era la dimensione dell'assenza di gravità, la gente che volava, quella lì che adesso dirige la stazione spaziale, non lo sapevamo proprio. Tutto questo è stato introdotto proprio con i satelliti. La dimensione dello spazio è stata introdotta, cioè spazio extraterrestre, è stata introdotta a quel punto. Eppure Fontana, 1949, l'ha immaginata, e l'opera era la seguente. Proprio ricostruita, ve la descrivo, insomma, fate conto, c'era uno spazio come questa pedana prolungata fin là. Si apriva una finestra pesanti, una tenda pesanti, tendoni neri, tutto l'ambiente era nero,
E poi e dal basso partiva un faretto in luce di wood, cioè luce nera, appunto, che illuminava in cima questa forma che vedete, cioè una forma informe, fluorescente, fluorescente. Quello che era straordinario era che come si apriva quella tenda, non si sa, ecco appunto la dimensione dello spazio, non si sapeva cosa c'era nel passo dopo, se c'era il pavimento o se c'era il vuoto, capito? Tutto quello che noi, quel senso di relatività, appunto dovuto alla forza di gravità, che noi non conoscevamo, che noi non conoscevamo. Io stesso ero un ragazzino, insomma, io ho cominciato a capire, a misurarmi con questa dimensione, dopo il primo Sputnik. Sicuramente ho cominciato poi con Gagarin, insomma, nel momento in cui il primo uomo è entrato nello spazio. Ora, quest'opera viene, 49, ripeto, viene ufficialmente riconosciuta nel mondo, e gli americani lo fanno, cosa non facile, che è un atto fondamentale della uscita dell'arte visiva nello spazio, cioè dell'uscita dalla bidimensione per occupare progressivamente lo spazio. Tutto quello che dopo si è chiamato arte ambientale e in tempo più recente anche installazioni, insomma quelle cose che appartengono al nostro tempo, comincia esattamente qui. E guarda caso, quelli sono gli anni in cui Fontana crea un movimento che si chiama arte nucleare. Quindi lui è chiaro, questa attenzione, ecco, verso la scienza, insomma, del tempo ce l'aveva. Tarducci, a proposito di Lucio Fontana. Nel buio profondo per noi, nell'immenso mistero dello spazio, quasi sull'orizzonte degli eventi, improvvise svolte cromatiche si incrociano, si avvinghiano, forse ognuno di fronte all'opporsi del viola e del giallo e al sottile incunearsi imprevisto del rosso nel cupo dominio del nero, e si espone tacito a una scelta. E se proprio quel nero, invece, in un incongruo vorticare di energie, fosse causa e sottile, mirabile, origine spaziale di ogni pur vitale schermaglia, e dunque origine del grande naturalezza, insomma, anche queste, i versi. Avanti, per favore. Avanti. Sì, pare che si inceppi ogni tanto. No, questo è dietro. Avanti. Ecco qua. Al contrario, poi c'è la leggerezza. La leggerezza della poesia, la leggerezza della poesia fatta musica, fatta verso e fatta musica. Cucchi ha voluto scegliere Fausto Melotti, che vedete in questo momento il titolo di poeticissimo a sua volta di quest'opera è Notte Africana, e Melotti è così, appunto, è musica pura. Melotti tra l'altro era, perché il cugino invece è ancora vivo, cugino del grande pianista, Pollini, e aveva naturalmente, insomma, questo senso della musica, appunto, che traduceva in scultura. Io lo conoscevo, lo andavo a trovare in studio, insomma, ero amico suo, ed era leggenda che lui era sordo con un apparecchio, ma era leggenda che quando voleva sentiva, quando non voleva invece si metteva e non sentiva niente, insomma.
fatto sta che, ecco, in questo senso appunto aereo, poetico e estenuante, ecco, diciamo così, della sua scultura. Parrucci. Lo sai che è sepolto a San Felice a Ema, accanto a Montale, Melotti. Non ho capito. Melotti è sepolto vicino a Montale, a San Felice. Ah, qui a San Felice a Ema. Ah, non sapevo. A quale? Perché lui aveva legami con Firenze. Ma c'è tutta una storia con Pollini, un po' troppo lunga, cioè. Però era grande amico di Giuliano Gori. Ok, Pollini è vivo comunque. Sì, no, ma lui essendo il grande amico di Giuliano Gori ha fatto di tutto perché voleva essere sepolto a San Felice, che è un posto delizioso, a parte la morte. Eppure la materia può anche ergersi lievissima, mirabile nel suo elegante gioco misterioso, nell'associarsi anche il acuto e improvviso delle sue forme e trame, frutto di architetture immense e minime, mentre il soggetto, sempre in parte estraniato, si chiede come nei tracciati dell'artista finissimo, ma la saggezza è nella quiete o nel rischio? Il delicato gesto di questa notte limpida, notte persino africana delle immagini, ce ne conferma un altro quieto detto. Un'opera d'arte è un'oasi. E poi ci avverte che comunque la logica ha paura dell'arte, questa divoratrice. E noi, grati all'artefice di un gesto profondo e delicato, cerchiamo a volte, persino con fortuna, di seguirne le orme indelebili. C'è una sorpresa, perché per un attimo manca ancora un abbinamento, diciamo, di Maurizio Cucchi. C'è una sorpresa, perché volevo far vedere l'opera intanto di un giovane, di un artista giovane, e poi è fatto sta che questo artista giovane, al quale adesso descriverò l'opera, ho scoperto che su quest'opera ha scritto una poesia un poeta che io non conosco. Ma c'è qua stasera? No. Non c'è. E quindi non c'è neanche. È in Spagna. È nel panico e non è neanche venuto. In Catalogna. Sì. Allora, il poeta che si chiama Bartolomeo Smaldone. E l'artista è qui, ve lo presento, si chiama Leonardo Nava e è stato mio allievo alla facoltà di architettura, poi era un'amicizia che non si è mai interrotta. Qualche anno fa ha concepito quest'opera, come vedete, cioè l'architettura è quella, un'architettura fra 6 e 700, barocchetto, insomma, diciamo, lombardo, attualmente è il Museo Messina a Milano e lui ha concepito questa spirale, questo serpentone, ecco, vegetale, non credo che la cosa gli sia manualmente costata moltissimo, questo serpentone vegetale che stretto appunto l'architettura. L'architettura ha un senso e una struttura, il serpentone appunto è invece natura, ecco, natura selvatica e natura, se volete, anche pericolosa. Fatto sta che a quest'opera, che poi ha avuto un seguito, adesso per esempio recente l'abbiamo presentato qualche settimana fa, ha fatto le vetrate per la chiesa, per una chiesa molto importante di Milano che si chiama il Fopponino, ha fatto delle vetrate, ecco appunto, col vetro, lavora in vetro, insomma, ma stiamo a noi.
stiamo a noi e a quest'opera e sentiamo appunto quello che ha scritto Smaldone, Bartolomeo Smaldone. Nel nome del mio amore per la vita, io mangio tutto intero quel serpente che fu così borioso da supporre di illudermi e disporre del mio corpo. In me c'è una grandezza che le vette potranno solamente immaginare, perché tutte le altezze le ho pensate per essere al servizio del creare. E in voi si faccia nitida la grazia, fiammeggi l'oro sulle vostre teste, sia breve l'ombra, irraggi le letizie, la vita in terra e il transito celeste. Bravo. È in diretta, lo trasmettiamo. Forse è un Allora, ultimo abbinamento, avanti per favore, ecco, e questo è Hansel Kiefer, che è probabilmente il più grande artista della mia generazione. Io e Kiefer siamo nati a 10 ore di distanza, l'una sera dell'8 marzo, io all'alba del 9 marzo di un certo anno, e lo dico proprio per, insomma, per sottolineare, non certo per fare un tremino di nati in quei giorni, ma insomma per dire come anche la nostra generazione si sia posta, abbia tentato, naturalmente senza avere risposte, abbia tentato un proprio rapporto con l'assoluto, insomma con le domande ultime. Fatto sta che questa è l'opera che Kiefer ha realizzato. Ed è, se non l'avete vista, andate a vederla prima o poi al Bicocca di Milano. Si chiama Sette Palazzi Celesti. Ma non pensiate che questi palazzi siano alti come quella bottiglia lì, sono alti 23 metri, quindi sono entità poderose per le quali Kiefer si è ispirato ai suoi studi sull'antica teologia ebraica. Cioè Kiefer è uno di grande cultura e di grande passione, non certo pedantesca, insomma, o libresca, di grande passione. E io l'ho conosciuto nel 1979, il mio ricordo di allora era di un ragazzo, lui è nato a Lipsia, quindi nella Germania, quella che poi è diventata la Germania Est e che in quei giorni era sottoposta a bombardamenti, aveva un particolare, non voleva parlare inglese, e un tedesco che non parla inglese è raro, ecco, lui invece fermamente lui voleva parlare o tedesco o francese o italiano, o tentare di parlare italiano. Fatto sta che e comunque è al cuore del problema lui, cioè tedesco, eccetera, come abbiamo detto, innamorato ovviamente della cultura italiana, innamorato della cultura francese, tant'è che oggi abita ormai da molti anni a Parigi, insomma nei dintorni di Parigi, ovviamente innamorato poi della cultura ebraica, di studi insomma che hanno nutrito, ecco, tutto sull'antica cultura ebraica, che hanno nutrito tutta la sua esistenza e tutta la sua invenzione, e insomma proprio un cuore, ecco, una specie di cuore pulsante proprio dell'Europa e delle ambizioni anche che l'Europa, totalizzanti, ecco, che l'Europa ha avuto. E quanto alle perché torri, palazzi celesti, beh, insomma, adesso io non ho tempo di farla lunga, ma insomma l'altezza allude sempre a una volontà di avvicinarsi al cielo, insomma, di cercare qualcosa che stia oltre la dimensione terrestre, di staccarsi appunto dalla forza di gravità, guarda caso, come dicevamo prima. E quindi eccoci a Hansel Kiefer a proposito di questo vorrei
mangiare anch'io. Forse stranito, forse assorbito tra quei sette palazzi celesti. O forse invece grigi per il mio povero occhio, sotto un buio pervasivo, ma capace di suggerire improvvise suggestioni, magari in un disegno onirico, ma non senza l'insorgere di remote tracce poetiche. Eccomi allora lì, in quel percorso milanese, dove l'opera travalica di netto i normali confini e si estende. Diviene dunque scena e paesaggio, ambiente, luogo da perlustrare nel dettaglio, accostandosi a mura cieche, protese o chiuse, in geometrie elementari e minime, tornando poi, incerto sempre più tra realtà e visione sinistra, al creto desco delle mie abitudini più opache. E allora, a chiusura, sì, insomma, è questa. E questa è stata la nostra vita, ecco, il nostro viaggio che è proprio intersecato in tutti i modi possibili fra coloro che amano queste cose e che, ecco, e per le quali queste cose, ecco, va detto almeno una cosa, come da partire da Anna a lui, a Massimo, a Roberto, eccetera, eccetera, queste cose che comunque sono state assolutamente totalizzate. Ecco, per noi proprio non c'è stato altro. E quindi va detto che per noi non c'è stato altro, ma devo dire che io sono seriamente preoccupato perché anche quelli venuti dopo di noi, come lui, chissà che sono avviati verso qualcosa del genere. Quindi tutto ciò ci ha portato fatiche, viaggi, arrabbiature, insomma ne abbiamo patite di tutti i colori, ma tutto ciò ci ha anche portato parecchie felicità. Grazie. Solo ringraziare perché è stata una serata, abbiamo visto e sentito tante cose, una meglio dell'altra, e d'altronde credo che l'arte moderna, nonostante non si riesca a definire perché è pieno di contraddizioni, sembra che tutta la verità sia da una parte, il giorno dopo è completamente cambiato tutto. E quindi io auguro a Flavio di avere imbroccato tutti e sette i grandi pilastri dell'arte moderna, perché l'arte è una cosa un po' difficilotta in un certo senso, perché esiste prima che Cartesio si metta a pensare. L'arte esiste già. Quando poi Cartesio ha finito di pensare, l'arte esiste ancora, perché i filosofi avrebbero un tentativo, quello di distruggere l'arte e metterla in condizione di farla finita. No. D'altronde tu lo sai benissimo che hanno inventato anche la morte dell'arte, e questo è un patrimonio che ce lo siamo portati e ce lo siamo presi da Hegel, da Kant, da tutta questa bella roba qui. E a un certo momento si capisce invece che nonostante tutto questa resiste e... Quando, voglio dire, non so, prima facevi vedere Kiefer,
A me, guardando Kiefer, mi viene in mente un po' Wagner. Wagner è uno che ha dette di cazzate strepitose sugli ebrei, veramente cose. Però quegli imbecilli dei nazisti non hanno capito quello che veramente poi Wagner gli diceva. Guardate che il Valhalla finirà tutto perché è fatto di lazzeroni, di stupidi, di stronzi, di gente vigliacca, di traditori. E così è andata. E i nazisti non l'hanno capito perché erano degli imbecilli. Hanno pensato che fosse una cosa di trionfante, un qualche cosa che li portava nell'assoluto. L'hanno avuto l'assoluto. E ce l'abbiamo ancora noi oggi, perché tutto quello che vediamo è una disperazione frutto di questa stupidità della ragione. Vabbè. Quindi, no, scusate, vi sedete che comincio un'altra sera. No, due parole. Uno, pensa tu se non ci fossero le contraddizioni, se tutti fossimo d'accordo, chi ci staremmo a fare qua? Punto uno. Punto due, Kiefer, no, la mostra di Kiefer, io ti ho detto, l'ho conosciuto nel 70, nell'80, lui alla Biennale ha fatto quella serie, forse non ti ricordi tu, quella serie di prospettive che erano dedicate a Wagner. E lui è cresciuto e nato con Wagner. Quanto alla morte dell'arte, ce la ricordiamo solo io e te, e quindi è morto chi ha decretato la morte dell'arte, quindi perché lo vuoi ricordare? Però è una malattia che è ancora... È un virus, è una pandemia. Sì, ma è un'incomprensione. D'altronde, scusa Fabio, ma voglio dire, il mondo di oggi, te pensi che abbia bisogno dell'arte? Sì. Il mondo del passato, sì, ce l'ha, ma non lo sa e non lo vuol sapere. Perché il mondo di oggi non ne vuol sapere dell'arte. L'hanno saputo, che ne so, i popoli primitivi, l'hanno saputo che avevano la follia. Ma oggi, te dimmi chi è che lo è. Pieno di arte. Sì, ma voglio dire, perché è diventata un business. È diventata un business. Ma diciamo la verità. Ci sento, no, diciamo la verità. Sì. È diventata un business. Ma voglio dire, è la celebrazione del nulla, perché noi che cosa abbiamo sappiamo che Dio è morto. I re non ne parliamo. Ci sono dei moi assassini tipo Putin o gente simile, voglio dire, no? Però che cosa... Vabbè, ora io chiuderei questa serata. Ricordando una scritta che c'è la foto, che compare nel 68 a Parigi, durante i modi, il 68 a Parigi, scritta grande, diceva: Dio è morto, Dio è morto. Sotto mana anonima, Dio è morto, firmato Nietzsche, sotto mano anonima, Nietzsche è morto, firmato Dio. c'è un'altra domanda. Molto lei e Anna per aver avuto questa iniziativa, compreso quella del suo amico Bucchi poeta, però le volevo chiedere una cosa stupida, però Firenze ha gli Uffizi, ha il museo del Novecento con dentro come massimo d'avanguardia una stanza con acchiaioli, non c'ha un museo di arte contemporanea, è strano. Io non ho capito purtroppo la domanda. Perché non esiste l'arte contemporanea a Firenze? Perché non esiste a Firenze, mi dice. Beh, ma sa perché? Perché c'è un passato talmente enorme. Sì, ma non è che storia quella lì di Firenze che ha faticato in questo senso proprio perché il passato è gigantesco.
è proprio sì. Sì. Ho fatto casino. C'è qualcosa che accomuna tutti gli artisti? Che cos'è che accomuna tutti quanti? I soldi. No, no, non mi basta. Beh, insomma, la idea è quella cosa che, cioè, la ricerca assoluta di verità, di senso, la ricerca con l'anima di senso. Ecco. E poi naturalmente, poiché si fallisce sempre, si va avanti.